Ciao dall'Abruzzo, la quarantena continua e questo video è stato girato prima del decreto Io resto a casa e il video tocca una delle città che attualmente è più colpita in Italia, però quando siamo andati noi non c'era nessun divieto né tantomeno potevamo immaginare quello che sarebbe successo da lì a 10 giorni. Iscriviti al mio canale così rimani aggiornato su tutti i miei prossimi video e soprattutto ti daranno un po' di compagnia. Lascia qui in basso un commento, opinioni, posti particolari da vedere quando potremo uscire. Un abbraccio e buon video. Buongiorno ragazzi da Milano. Buongiorno. Ad Andrea, mio cugino. Ciao. Oggi per l'occasione di San Valentino siamo venuti a Milano. Per innamorarci 7-8 volte. E poi ci andiamo a fare colazione, visto che siamo partiti. E paghi tu. Pago io, pago io. Allora andiamo a Camparino. Così ci lascio una bella strisciatina di carta. Va bene, va benissimo. Ok, dai. Iniziamo sto Happy Valentine Day. Siccome questa sarebbe la terza colazione, abbiamo deciso di fare salata con i panzerotti di Luini. Quindi buon appetito e noi ci gustiamo questi panzerotti guardando questa cattedrale magnifica. Allora, noi siamo arrivati qua alla seconda tappa obbligata di Milano, dopo il Duomo, la Basilica di Sant'Ambrogio, che è una tappa che chi viene a Milano deve assolutamente fare, oltre perché è il santo patrono di questa città ed è molto importante perché è stato innanzitutto un'istituzione per il legame tra stato religioso e stato cittadino, quindi questo è il legame che ha questa chiesa con questa città. In più è la rappresentazione massima del romanico lombardo e questa basilica ha due campanili, quello più basso è del IX secolo e fu costruito dai monaci benedettini, mentre quello di sinistra 3 secoli dopo. Riuscirono a fare questo campanile che sigillava la pace e chi doveva gestire l'altare. Ecco, infatti è stato fatto questo campanile che è anche più alto rispetto a quello precedente. Adesso entriamo dentro. Nel frattempo Andrea mi fa le riprese perché dopo pranzo sta un po' KO. Tutto l'esterno è in mattoni, inserti in pietra ed è tutto materiale locale. Prima di entrare nella basilica si attraversa questo quadriportico. La facciata è a capanna e ha due logge sovrapposte, che hanno ciascuno 3 arcate, ma quelle del loggione superiore seguono il profilo spiovente. Comunque qui si radunavano i catecumeni, ma dall'undicesimo secolo in poi assunse un nuovo ruolo, cioè quello di far riunire i cittadini per partecipare sia ad assemblee religiose ma anche a quelle civili.
Di notevole importanza è questo portale ligneo, caratterizzato da queste minuziose decorazioni a rilievo, che hanno il significato metaforico dello scontro tra il bene e il male. La facciata è suddivisa in modo regolare da lesene bianche che caratterizzano la struttura architettonica della facciata, mentre internamente avviene il contrario, cioè con i mattoni rossi in risalto sull'intonaco bianco. La pianta della basilica è rettangolare e divisa in tre navate, che terminano ciascuno con un'abside. Sopra le due navate laterali ci sono i matronei, dove durante le liturgie stavano le donne, ma aveva anche una funzione strutturale. Servivano a contenere la spinta della navata centrale. Questa colonna è di granito, è del IV secolo, e sopra c'è questo serpente in bronzo di origine bizantina. Questo pulpito è costituito da un sarcofago in marmo del IV secolo, sorretto tramite archi che terminano con queste nove colonnine. Nella parte bassa c'è molta plasticità, data da figure e animali, tutte scolpite in alto rilievo e sembrano quasi staccarsi dalla base. Poi ci sono queste decorazioni, fregio a soggetto vegetale, è una meraviglia che va apprezzata in ogni suo particolare. Il ciborio è di epoca ottoniana e da queste colonne il porfido rosso è una particolare roccia usata dagli antichi egizi e romani. Questo è il catino absidale ed è decorato da questo grande mosaico dell'XI secolo. L'altare ha questo rivestimento d'oro, che viene chiamato Paliotto Aureo. Questa parte è stata costruita dopo per unire la Basilica Martyrium, ovvero Sant'Ambrogio, con il Sacello di San Vittore in Ciel d'Oro. Quest'area, secondo la tradizione, vuole che il vescovo Sant'Ambrogio abbia scelto questo luogo per le reliquie del santo Vittore e di suo fratello Satiro. Poi, come si può vedere, è stato arricchito nel tempo ed ha uno stile diverso da tutta la basilica. All'interno c'è un museo che contiene tavole, oggetti liturgici, pale, sarcofagi, affreschi. Comunque questa è una parte riservata, quindi per visitare questo luogo bisogna pagare 2 euro e si vede questo straordinario posto. Questa è la parte antica, con il famoso Sacello di San Vittore in Ciel d'Oro, e infatti questa cappella è dedicata al santo che è al centro, in fogli d'oro, è del V secolo, quindi di epoca paleocristiana, e ai lati ci sono i mosaici raffiguranti i sei santi. Sotto l'altare maggiore vi è la cripta. In questo luogo ci sono sepolti i santi Ambrogio, Gervasio e Protasio. Abbiamo finito questa visita a Sant'Ambrogio che è spettacolare e questa fu di ispirazione a tutte le altre chiese romaniche che sorsero nella regione Lombardia, quindi è veramente stata fonte di ispirazione. Ti sta piacendo? Sì, tanto, tanto. Vabbè, Non me l'aspettavo. meritava di essere Sì, vista. sì. Dai, adesso continuiamo il giretto. Mentre Andrea mi sta vedendo dove sta un posto,
Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video in uscita. Hai trovato? Ok, andiamo. Qui siamo nell'università, ma questi chiostri facevano parte di Sant'Ambrogio. Essi sono stati progettati dal Bramante e verrà imitato per tutto il Cinquecento. Qui si ha una particolarità, cioè ci sono queste arcate che sono molto alte e queste potevano ospitare stanze a doppia altezza, celle per i monaci su due piani, biblioteche e mense. Questo viaggetto tour milanese. Ma questo tour Valentine Day. Sì. Finisce qui. Grande guida, Valerio Gagliardi. vedi chi apprezza la cultura, ci vuole curiosità. Certo. Mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo domani in Valle d'Aosta. Che io non ci sono mai stato, quindi sarà molto emozionante. Ok. Quindi al prossimo video e ciao. Ciao.